Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei libri fumetti che vorrei leggere questa primavera. Lo so che tecnicamente non è ancora primavera, però le giornate si sono già allungate, c'è sempre più sole, almeno qua a Milano, e quindi c'è aria di primavera, insomma. Questa volta ci sono andata molto cauta con la TBR perché di solito, non dico che non le rispetto, ma mi lascio molto trasportare dal momento, vado a sentimento, poi ci sono sempre un sacco di uscite molto interessanti, quindi mi lascio veramente trasportare. Prima però di mostrarvi libri e fumetti, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video oppure commentando qua sotto. Potete sostenermi offrendomi una simbolica tazza di tè o caffè a vostro piacimento, bevo tranquillamente entrambi attraverso Ko-fi, trovate il link in descrizione. Potete anche utilizzare i miei codici sconto da affiliata o acquistare quello che volete attraverso i miei link Amazon, trovate tutto qua sotto in descrizione. Grazie davvero di cuore. Partiamo con un fumetto che, boh, lo attendevo da una vita. Doveva uscire quest'autunno, poi vabbè, la situazione è quella che è. Molte uscite sono state ritardate. Finalmente è qua con noi. Bien Bien Pu di Daisuke Nishijima. Questo è il primo volume in realtà di una serie che, se non sbaglio, conta 12 volumi. La storia parla di un giovane reporter americano di origini giapponesi che si reca nel 65 in Vietnam. È quindi un fumetto che parla della guerra, della popolazione, della vita, diciamo, quotidiana del periodo. Sono molto curiosa perché mi piacerebbe approfondire il tema e in particolare mi rendo conto di leggere sì tanti libri e fumetti ambientati in Asia, ma per lo più Cina e Giappone, quindi mi piacerebbe leggere qualcosa anche ambientato, diciamo, altrove. Questo è un po' il filo conduttore della mia TBR, comunque mi rendo conto, ovvero letture anche un po' fuori dalla mia comfort zone, comunque di autori nati, cresciuti, che raccontano di paesi che non ho visitato e di cui ho letto poco o niente. Come ad esempio Pachinko di Min Jin Lee. Questa è l'edizione inglese che avevo preso a Budapest un botto di tempo fa, infatti l'ho pagato ben 3.990 fiorini. Non sto a farvi la conversione, comunque esiste anche in italiano. Il titolo, se non sbaglio, è La moglie coreana e ci troviamo infatti in Corea negli anni 30. È protagonista una donna che scappa dal suo paese un po' per vergogna, per non macchiare un po' la memoria comunque del padre che è andato via, è morto troppo presto, perché lei infatti è rimasta incinta di un uomo che era già sposato e che quindi l'ha ingannata appunto per avere questa relazione, e lei da sola fugge con un uomo, un giovane pastore se non sbaglio, che si offre di sposarla, e vanno in Giappone sperando appunto di cambiare un po' le loro sorti. In realtà si rendono conto che nemmeno in questo paese c'è, diciamo, posto per loro. È un periodo in cui la Corea comunque è molto segnata dall'occupazione giapponese, quindi è un altro di quei periodi storici che mi piacerebbe molto approfondire. Ho letto veramente poco di autori coreani, quindi quale migliore occasione. Mi è stato descritto molto molto bene questo libro, come non dico una saga familiare, ma circa, quindi sono molto curiosa. Dalla Corea passiamo a Taiwan con Montagne e nuvole negli occhi di Wu Ming-ji, che come vi dicevo è un autore di Taiwan. Questa è una storia che mischia un po' di fantastico a temi molto attuali e ambientali. Ci troviamo sull'isola di Waiowaio, dove ogni figlio maschio secondogenito deve essere offerto come sacrificio, ma Atrei, uno dei nostri protagonisti, non ha alcuna intenzione di fare questa fine. Dall'altra parte della costa, ovvero Taiwan, c'è invece Alice, la cui vita verrà travolta da un enorme cumulo di spazzatura che si infrange appunto sulle coste di Taiwan. I due protagonisti si incontreranno e insieme intraprenderanno un viaggio per risolvere delle questioni in sospeso e anche la misteriosa sparizione del figlio di Alice. Sono molto incuriosita innanzitutto dalle tradizioni, non so se ci saranno magari delle leggende, credenze, usi e costumi, spero di sì perché sono molto curiosa. Poi questa premessa un po' particolare, molto legata comunque al mare, visto che i secondogeniti dell'isola devono essere offerti appunto al mare. Come vi accennavo, si tratta poi di tematiche ambientali, la plastica nel mare prima fra tutti. Molto curiosi di vedere come si svilupperà tutta la vicenda. Ci dovrebbe essere anche qualcosa di misterioso riguardo appunto alla scomparsa del figlio, quindi mi intriga. Altro fumetto che vorrei leggere perché è in libreria da veramente anni e anni e anni,
Vincent di Barbara Stock. Come si può facilmente intuire dalla copertina e dal titolo, si parla di Vincent Van Gogh a fumetti. Sono veramente curiosa, non sono una particolare appassionata o, come posso dire, non ho approfondito molto il tema e nemmeno l'artista. Mia nonna aveva diverse biografie o libri comunque incentrati su diversi autori, fra cui anche Van Gogh, e se non sbaglio per questo motivo mi ero avvicinata a questo fumetto, che ho comprato super entusiasta, poi non so per quale motivo non ho mai trovato il momento giusto. Siccome è così bello colorato, fresco, e non so, mi vengono sempre in mente i girasoli, i fiori e la primavera, è per eccellenza la stagione dei fiori, mi sono detta: bene, adesso lo tiro fuori dalla libreria, lo metto in bella mostra e lo devo assolutamente leggere. Altro libro che non vedo l'ora di leggere è Sotto la pioggia di Pichaya Subantad. Anche in questo caso ci troviamo in Asia, più precisamente a Bangkok, città che è veramente protagonista di questo libro assieme a una casa, e noi seguiamo varie persone che abitano e vivono in questa casa, da un medico che rimpiazza la sua vita nel New England, a una donna che conduce una vita mondana e che si sposa, dei figli, diventa veramente padrona, diciamo, di questo posto, un pianista jazz, un ex militare, insomma tante persone molto molto diverse che quindi seguiremo anche in periodi storici diversi, però sempre in questa casa a Bangkok. Molto molto curiosa, di nuovo per l'ambientazione particolare, anche per vedere come verranno gestiti questi passaggi, questi cambi, e se non sbaglio si dovrebbe poi arrivare a un'ipotetica città nel futuro sommersa, quindi sono veramente incuriosita. Di nuovo, non credo di aver letto nulla ambientato in Thailandia, quindi spero di nuovo di ritrovare magari qualche uso costume. Il top sarebbe qualcosa sulla cucina o sul cibo, mi piacerebbe molto. Altro titolo che mi piacerebbe molto leggere, ma che deve ancora uscire, se non sbaglio uscirà a fine marzo, comunque se siete curiosi di sapere che cosa uscirà questo mese, vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione l'articolo che è uscito sul blog con tutte le più interessanti novità del periodo. Il manga in questione è I Married a Girl to Shut My Parents Up di Naoko Kodama. Si tratta di un volume unico, uno yuri manga che uscirà per Star Comics. Io sono veramente troppo gasata all'idea che pian piano incomincino ad arrivare sempre più fumetti anche yuri, quindi al cui centro c'è un amore fra ragazze. La copertina poi ricorda molto quella di Cabina Gata, della mia prima volta. La protagonista in questo caso è una donna che da sempre è dovuta venire a patti con le aspettative e le pressioni della famiglia. Adesso che ha iniziato un nuovo lavoro, hanno incominciato a farle pressa per trovarle marito, no? E combinarle quindi degli incontri. Decide quindi di fingersi legata a una sua amica, conoscente comunque più giovane, che in passato le aveva confessato il suo amore, proprio per zittirli una volta per tutte. Questa convivenza però, diciamo, di facciata si rivela più piacevole del previsto, quindi io sono veramente curiosissima di leggerlo. Non mi sono andata a vedere ancora le tavole per i disegni perché vorrei che fosse una vera e propria sorpresa, ma dalla copertina mi sembrano già molto molto carini. Ultimo libro della mia TBR, Un posto tranquillo di Seicho Matsumoto. È l'ultimo libro, l'unico almeno, fra quelli pubblicati in Italia che mi manca di Matsumoto. Autore che mi ha incuriosito e mi è piaciuto molto in un paio di romanzi, che con altri due mi ha lasciato un po' interdetta, quindi sono molto curiosa di leggere questo suo nuovo noir. Durante una cena di lavoro fra imprenditori, una cameriera si avvicina per comunicare una terribile notizia a uno dei presenti. La moglie di quest'uomo, infatti, è morta. Non è una notizia del tutto inattesa, perché comunque la donna aveva problemi cardiaci, quindi soffriva, era malata, però c'è qualcosa che non quadra, perché è stata ritrovata in un quartiere particolare, quindi sorge il dubbio di che cosa fosse andata a fare in quel posto. Viene descritto come un noir più che un vero e proprio giallo, un po' lento, tra virgolette, così mi hanno detto. Sono quindi preparata, non ho altissime aspettative, però sono curiosa di leggerlo proprio perché ho già letto bene o male tutti gli altri titoli
tradotti qua in Italia. Ci sono diversi pareri positivi al riguardo e quindi mi sono detta perché no. Mi sono già messa in lista d'attesa per il libro in prestito digitale, quindi quando sarà disponibile lo leggerò molto volentieri. Spero di avervi tenuto compagnia con questo video e di avervi fatto scoprire magari qualche titolo nuovo. Due dei libri che vi ho citato sono usciti proprio questa settimana, quindi siamo freschi freschi. Poi vi terrò sicuramente aggiornati qua nei vari video di aggiornamenti di lettura, oppure in maniera un po' più rapida e veloce su Instagram, dove mi trovate sempre come Cibis The Way. Se avete piacere fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già letto alcuni dei titoli che ho citato, in questo caso che cosa ne avete pensato, e se vi siete fatti un po' il vostro programma di lettura, che cosa avete intenzione di leggere questa primavera. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!